Buonasera a tutti, sono Sergio Puglia, il vostro dipendente al Senato della Repubblica. Sono venuto, come avete notato, con la mia auto, senza scorta, altrettanto anche il mio collega. Io non con la mia auto, ma non con la tua auto, ecco, ancora peggio, sti grillini proprio, non vogliono spendere soldi, insomma. Ma è una schifezza. Bene, perché facciamo così? Perché ci vogliamo far vedere? No, perché vogliamo dimostrare, e lo stiamo dimostrando, che la politica può essere fatta in maniera semplice, con semplicità, con normalità, quello un po' che manca ormai nella nostra Italia, la normalità. Basterebbe un po' di normalità e tutto si sistemerebbe. Quando noi rinunciamo a 42 milioni di rimborsi elettorali, lo facciamo proprio per dimostrare ai partiti politici, che sono più di 30 anni che ci stanno gestendo e gestiscono l'Italia, vogliamo dimostrare a loro che si può fare senza soldi. E lo si fa. Siamo la forza politica più votata in Italia, senza soldi e soprattutto senza lobby, ossia senza i grossi gruppi imprenditoriali che finanziano la campagna elettorale. Vedi ad esempio uno a caso, Bersani, che prese 80.000 euro dall'Ilva, dal patron dell'Ilva, se qualcuno non si ricorda l'Ilva. L'Ilva ha distrutto Taranto. Si può fare politica senza le lobby. Noi una lobby abbiamo dietro, beh, ce l'abbiamo, una lobby ce l'abbiamo dietro, i cittadini onesti. Quando in quei primi giorni vi ricordate, facciamo l'accordo col PD, perché non lo fate? Già avevano fatto l'accordo con Berlusconi, stavano lì soltanto a prenderci in giro e noi avevamo una responsabilità terribile, quella della speranza, la speranza di tanti di noi che finalmente sono andati lì, hanno messo una X in maniera soddisfatta. Forse la prima volta dopo tantissimi anni, anzi forse la prima volta. E avevamo questa responsabilità, non potevamo fallire, non potevamo sbagliare, non potevamo farci ancora prendere in giro da queste persone. Quindi gli chiedemmo delle azioni, basta parlare, e quindi gli chiedemmo delle cose concrete. È inutile venire con il fogliettino in mano, abbiamo gli 8 punti, abbiamo i 5 punti. A me piace più il tuo programma elettorale, anzi il programma elettorale delle scorse elezioni, anzi quello delle altre ancora, sono rimasti libri delle favole. Come sarebbero rimasti libri delle favole quegli 8 punti? E allora gli chiedemmo un'azione. Allora, io di te non mi fido, parliamoci chiaramente, PD non mi fido. Come faccio a fidarmi di te che ci hai preso in giro per sempre? Che cambi improvvisamente? E non sapevamo ancora, potevamo soltanto immaginarci questo connubio tra partiti e lobby, e non lo sapevamo ancora. Ma già avevamo quest'occhio attento, perché lo sappiamo benissimo che bisogna stare attenti con questi signori. Quindi gli chiedemmo delle azioni. Prima azione. Noi abbiamo rifiutato a 42 milioni di rimborsi elettorali, rifiuta i tuoi 48 milioni, e ci disse no. Quindi la prima azione era no, e sempre con i fogliettini in mano, dai facciamo. Seconda azione, facciamo partire le commissioni, la commissione quella che dicevo prima sul fondamentale, perché c'è la commissione bilancio, la commissione lavoro, la commissione finanze, la commissione sanità, e gli 8 punti come li fai a fare? Facciamo le commissioni e dateci le presidenze delle commissioni. Attenzione, qualcuno potrebbe pensare, ah, volevi i soldi delle presidenze. No, perché noi tutte le cariche che abbiamo rifiutiamo le cariche, l'indennità di carica. Quindi Di Maio, il nostro vicepresidente Luigi,
non ha l'indennità per la sua carica, che sarebbe un bel po' di soldi, non ha in automatico l'auto blu che non deve neanche prenotarla, non ha la scorta che dovrebbe essere anche lui di base senza prenotarla, non ha l'appartamento presidenziale e sta insieme a un altro nostro amico a casa insieme. Non ce le abbiamo tutte queste cose, quindi è inutile che qualcuno potrebbe pensare volevate le presidenze per mettervi altri soldi in tasca. No, li avremmo rifiutati come li rifiutiamo, ma era fondamentale, perché tu gli 8 punti senza una presidenza non li fai, devi andare a fretta, perché i presidenti hanno il potere di stabilire anche il calendario delle leggi che si discutono all'interno. È vero, qualcuno potrebbe dire, ma c'è l'ufficio di presidenza, si discute insieme. È vero, il presidente ovviamente ascolta, valuta, ma può tranquillamente prendere una decisione da solo e nessuno gli può dire nulla. Quindi facciamo partire le commissioni. No, secondo no, non siamo noi signori del no, secondo no, secondo no, facciamo partire insieme la commissione che deve andare a verificare se un parlamentare può stare qui o meno, se c'ha precedenti non può stare. Non facciamo tutte quelle storie che dobbiamo fare poi in Parlamento, che abbiamo dovuto fare in Parlamento, e fortunatamente abbiamo evitato che un pregiudicato stesse ancora lì con 0 presenze, 0 interrogazioni, 0 ordinanze, 0 leggi presentate. Vuoi fare ancora il senatore? Perché volevi fare il senatore? Certamente non per produrre qualcosa per il popolo, visto che è tutto zero. Non veniva mai Berlusconi, se qualcuno non ha capito a chi mi riferivo. E l'abbiamo cacciato dal Senato, ma abbiamo sudato, abbiamo dovuto inventarci, dico inventarci, però ovviamente sta all'interno del regolamento, ma non te la fanno passare in maniera così semplice, la possibilità del voto palese, cioè non il voto segreto, no al voto segreto per Berlusconi. Quindi in quel caso noi inizialmente invece, anziché fare tutte queste iacovelle, come si suol dire in Val d'Aosta, noi avremmo fatto partire la commissione che decide di queste cose e anche là ci disse no. E l'ultimo no, che era l'ultima speranza, fu il Presidente della Repubblica. Rodotà, un loro uomo, non nostro, ma non è la rete che l'ha stabilito Rodotà, non l'abbiamo scelto noi, abbiamo preso il nostro uomo e lo volevamo come Presidente del Consiglio, come Presidente della Repubblica. Non era un nostro uomo, anzi, era un loro uomo, perché Rodotà è stato Presidente dei DS, Democratici di Sinistra, non l'hanno voluto votare. Era una persona probabilmente troppo pulita, era una persona non ricattabile, e oggi ci troviamo ancora Napolitano bis. E sappiamo benissimo cosa non ha fatto Napolitano, lo sappiamo benissimo. Se non era per noi, alla Camera e al Senato, che buttavamo i nostri dardi per far segretare, desegretare quello che per 16 anni è stato nascosto, e faccio riferimento alle dichiarazioni di Schiavone, oggi stavamo ancora ascoltando il libro delle favole.